Sì, sono contento, sono tornato col gol, è stato ultime 2 settimane, 3 difficili per me, dopo il rosso ho preso 2 giornate in 2 partite importanti che avrei voluto giocare, quindi moralmente non era facile, poi domenica sono rientrato, è andata come sapete, per cui era un periodo che sì, non ero proprio moralmente al top, però sono riuscito a ritornare col gol, sono felice perché ha portato 3 punti e ci danno un po' di morale, un po' di aria respirabile, diciamo. Domani vedremo come saranno i risultati e poi continuiamo su questa strada. Ci voleva, è stata una bella partita, sofferta, tirata, un derby bello. L'abbiamo portata a casa, siamo stracontenti, adesso ce la godiamo. Ma che è successo? Niente, abbiamo giocato una partita comunque, non voglio dire difensiva, però accorta. Accorta, abbiamo assorbito bene i loro attacchi e siamo riusciti a ripartire con forza. Abbiamo trovato il gol iniziale, ci ha dato morale, fiducia e potevamo anche fare il secondo. Sì, però l'inerzia della partita, alla fine sei 1-0 per te, quindi ci sta che la squadra ti schiaccia. Sicuramente sono stati dei brividi, però la difesa ha arginato bene, ci siamo tutti sacrificati. Sono 3 punti che ci meritiamo e ce li siamo sudati. Poi non è stata facile perché, come dici tu, ci hanno attaccato, però l'inerzia della partita ti porta a questo. Cioè, sarebbe stato strano se fosse stato al contrario, magari non così tanto tempo, un po' meno, quello sì. Però fa parte della partita. No, sicuramente dà tanto a tutti, a società, tifosi, ambiente, a noi. Finalmente abbiamo giocato in 11, quindi in 11 si può anche vincere. No, abbiamo scacciato questo periodo, no, ci girava tutto storto. Non dico che non ci fossero le espulsioni, però ogni fallo era sempre giallo, non c'era mai quel chiudere un occhio, magari ci girava tutto storto, per cui non era facile, questa vittoria sicuramente ci caccia un po' gli spettri che abbiamo, dai. No, dopo tanti risultati magari negativi o che ci hanno penalizzato in maniera eccessiva, questa vittoria sarà sicuramente morale a tutto l'ambiente e quindi è un nostro punto di inizio, rinizio. Abbiamo iniziato bene la prima partita, dopo a livello mentale e fisico no, perché col Cesena abbiamo fatto le ultime partite in 10, siamo cotti, infatti gli ultimi 10 minuti eravamo molto stanchi perché abbiamo corso tanto in queste partite, purtroppo con l'espulsione abbiamo avuto. Però l'atteggiamento deve essere questo, ma è sempre stato questo. Purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato, quindi andiamo a parlare magari di un Rimini sconfitto che magari ha fatto la partita per 70, 60, 30, 40 minuti in 10. Oggi ha partito in 11 e abbiamo portato a casa. Come ho detto, veniamo da tante partite, abbiamo fatto in 10 uomini e fa fatica in Serie A con tanti cambi a disposizione. In C fai fatica. 70 minuti il derby. E con la Reggiana, le ultime, praticamente ognuno dà sempre un 10-20% in più per sopperire alla mancanza oggi in 11, sì, la stanchezza è derivata da queste partite qua che abbiamo giocato in inferiorità numerica e delle partite ravvicinate.